Allora, la nostra gara si dividerà in sei tappe, ognuna da 30 secondi, nella quale noi dovremo eseguire gli esercizi che vi andrò a far vedere in modo da ottenere il massimo dei punteggi di palleggi che andremo a fare. Primo esercizio, pallina e racchetta, e si inizia a fare questo tipo di esercizio per 30 secondi. Alla fine dovremo contare quanti palleggi siamo riusciti a fare nei 30 secondi. Il secondo esercizio prevede di utilizzare, invece che, come vedete, abbiamo usato la faccia nera sul dritto, di utilizzare la faccia rossa sul rovescio e fare sempre 30 secondi di palleggi, contarne quanti ne abbiamo fatti. La terza tappa prevede l'utilizzo di ambedue le facce, quindi sempre 30 secondi, ma così, una rossa, una nera, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa. Alla fine andremo a contare quante ne abbiamo fatte. La quarta tappa prevede l'utilizzo del muro, quindi e del pavimento. Quindi faremo così, sempre 30 secondi, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e così via, fino ad arrivare a 30 secondi e contarne quanti ne abbiamo fatti. Siamo arrivati alla quinta tappa, la penultima tappa, che vale sempre per 30 secondi, che bisogna sempre contare, e l'esercizio si svolge in questo modo, con la faccia di rovescio al muro. La sesta ed ultima tappa prevederà l'utilizzo di ambedue le facce, sempre per 30 secondi e sempre avendo in mente di contare il numero dei palleggi che riusciamo a fare. Nel caso non foste in possesso della racchetta, potremmo utilizzare altri oggetti. Ad esempio, la chitarra. Oppure un libro. O ancora un bel coperchio da pentola. Qualsiasi oggetto con una superficie abbastanza dura può servire a partecipare ai giochi. Ciao ragazzi!